fare smettere chi? Le voci nella mia testa. Numero 5, sei tu. Che ti dicono di fare le voci? Uccidere te. Cosa c'è che non va in te? Sono una psicopatica e una sociopatica. Sono anche allergica al glutine. Ma la cosa più importante è che mi manchi. Un uccellino mi ha detto che stai reclutando nuove Chanel. Sono offesa che tu non l'abbia chiesto a me prima. Non te lo abbiamo chiesto perché hai cercato di ucciderci. È esattamente per questo che avete bisogno di me. Ehi, stronzette! Esther si trasferisce da noi. Preferisco Chanel numero 6. No, se ne parla. È un'assassina ed è anche bruna. Ci sarebbero cadaveri e peli pubici neri ovunque. Ha suggerito ai miei genitori di dire che sono stata adottata. Esther ha la mente di una serial killer, perciò può aiutarci a non finire ammazzate. E perché parli con l'accento francese? Una paziente ha una sindrome che ti fa parlare con accenti stranieri. È contagiosa. Sentite, io capisco che portare Esther qui è una cosa un po' rischiosa nel caso in cui lei decidesse di ucciderci nel sonno, ma credo che se ci aiuterà a scoprire chi è il perfido verde, ne sarà valsa la pena. Beh, per quale motivo non ci dice chi è l'assassino adesso? Non funziona in questo modo. Ci sono delle regole, protocolli. Ascoltate, Esther, dici chi dobbiamo usare come esca per catturare l'assassino e quindi impedirgli di ucciderci. Ottima domanda, Chanel. La scelta è ovvia. Quel gay odioso. D'accordo. D'accordo. Io non sono d'accordo. Numero 3, io ho tutte le risposte. Bene, ma dormirà con numero 5, così magari ucciderà lei nel sonno e non sacrificheremo il gay. Bene, allora mi sparalisi, ok? Mm-hmm. D'accordo. Senti, numero 5, nell'appartamento...